In meno di 3 secondi tutte le mie speranze sono state spazzate via. Sotto quei rami esitanti che brancolavano ciecamente all'intorno, non sono riuscito ad afferrare alcun passaggio all'esistenza. Quest'idea di passaggio era un'altra invenzione degli uomini, un'idea troppo chiara. Tutte quelle minute agitazioni si isolavano, si determinavano per se stesse, traboccavano da tutte le parti, dai rami e i ramoscelli, turbinavano attorno a quelle mani secche, le avvolgevano di piccoli cicloni. Naturalmente, un movimento era una cosa diversa da un albero, ma era ugualmente un assoluto, una cosa. I miei occhi non incontravano mai altro che del pieno. In cima ai rami brulicavano esistenze, esistenze che si rinnovavano continuamente e che non nascevano mai. Il vento esistente veniva a posarsi sull'albero come una grossa mosca e l'albero rabbrividiva. Ma il brivido non era una qualità nascente, un passaggio dalla potenzialità all'atto. Era una cosa brivido scorreva nell'albero, se ne impadroniva, lo scuoteva e di colpo l'abbandonava e se ne andava più in là, a girare su se stessa. Tutto era pieno, tutto era in atto, non c'era intervallo. Tutto, perfino il più impercettibile sussulto, era fatto con un po' di esistenza. E tutti questi esistenti che si affaccendavano attorno all'albero non venivano da nessun posto e non andavano in nessun posto. Di colpo esistevano e poi di colpo non esistevano più. L'esistenza è senza memoria. Di ciò che scompare non conserva nulla, nemmeno il ricordo. L'esistenza dappertutto, all'infinito, esistenza di troppo, sempre e dappertutto. Esistenza che non è mai limitata che dall'esistenza. Mi sono lasciato andare sulla panchina, stordito, ottuso di quella profusione di esseri senza origine. Dappertutto sbocci, sviluppi. Le mie orecchie ronzavano d'esistenza, la mia carne stessa palpitava e si schiudeva, s'abbandonava al pullulamento universale. Una cosa ripugnante. Ma perché? Ho pensato. Perché tante esistenze, visto che si rassomigliano tutte? A che pro? Tanti alberi tutti simili, tante esistenze mancate e ostinatamente ricominciate e di nuovo mancate, come gli sforzi maldestri d'un insetto caduto sul dorso. Io ero uno di questi sforzi. Quell'abbondanza non faceva l'effetto della generosità, al contrario, era tetra, meschina, imbarazzata di se stessa. Quegli alberi, quei gran corpi sgraziati. Mi sono messo a ridere, poiché d'un tratto ho pensato alle formidabili primavere che si descrivono nei libri, piene di spaccature, di scoppi, di sbocci giganteschi. C'erano imbecilli che venivano a parlarvi di volontà, di potenza e di lotta per la vita. Si vede che non avevano mai guardato una bestia né un albero. Quel platano con le sue macchie di tigna, quella quercia mezza fradicia, avrebbero voluto gabellarmele per giovani forze violente che zampillavano verso il cielo. E quella radice, senza dubbio, avrei dovuto rappresentarmela come un artiglio vorace che squarciava la terra per strapparle il suo nutrimento. Impossibile vedere le cose a quel modo. Delle mollezze, delle debolezze, questo sì. Gli alberi ondeggiavano. Uno zampillamento verso il cielo era piuttosto un afflosciamento. Da un momento all'altro mi aspettavo di vedere i tronchi raggrinzirsi come verghe stanche, afflosciarsi e cadere al suolo in un mucchio nero pieno di pieghe. Non avevano voglia di esistere, solo che non potevano esimersene. Ecco,
E allora facevano tutte quelle loro piccole funzioni, pianamente, senza slancio. La linfa saliva lentamente entro i vasi, controvoglia, e le radici s'affondavano lentamente nella terra. Ma ad ogni momento sembravano sul punto di piantar tutto lì e annullarsi. Stanchi e vecchi continuavano ad esistere, di malavoglia, semplicemente perché erano troppo deboli per morire, perché la morte poteva venir loro solo dall'esterno. Solo le arie musicali sanno portare fieramente la loro propria morte in sé, come una necessità interna. Soltanto che esse non esistono. Ogni esistente nasce senza ragione, si protrae per debolezza e muore per combinazione. Mi sono lasciato andare all'indietro e ho chiuso gli occhi. Ma le mie fantasie, subito risvegliate, sono balzate su e sono venute a riempire d'esistenza i miei occhi chiusi. L'esistenza è un pieno che l'uomo non può abbandonare.